siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra che un tempo si chiamava Italia e uscì sconfitta. Immagini in bianco e nero, volti, ricordi impressi nella mente e nei cuori del tragico eccidio dei nostri connazionali avvenuto nel dopoguerra, oggi conosciuto come foibe. Per non dimenticare quell'orrore perpetrato contro le popolazioni istriano-dalmate, molte federazioni sportive italiane con il patrocinio del CONI rinnovano l'appuntamento con la Corsa del Ricordo. L'evento, ormai giunto alla sua terza edizione, vedrà la partecipazione di oltre 800 atleti che domenica 7 febbraio gareggeranno in memoria delle tante vittime di quel triste esodo che spogliò di case e averi tantissimi italiani. Un evento sociale per ricordare qualcosa che noi italiani sicuramente non dobbiamo e non possiamo dimenticare. Lo sport non è che può, deve assolutamente, come mezzo sia di comunicazione ma anche per il sociale, avvicinare i ragazzi a questi eventi che ormai qualcuno ha messo in cantina e bisogna rispolverare. Io sono contento che almeno il mondo dello sport faccia la sua parte. Il luogo dei valori per eccellenza lo sport, e quindi c'è lealtà, c'è in questo caso anche rispetto per la memoria nazionale. Lo sport come grande strumento per non dimenticare, come catalizzatore di attenzione e luce su una vicenda drammatica che per troppi anni è stata dimenticata, cancellata dalla memoria. Quest'anno, accanto alla gara podistica, ce ne sarà anche una di marcia, una 5 km aperta a uomini e donne, che conterà su due testimonial di eccezione dello sport italiano: il campione olimpico Sandro Bellucci e Abton Pamic, esule giuliano dalmata, nonché oro olimpico a Tokyo nel 64. Vogliamo anche l'occasione per dare anche un'informazione magari a quelli che non conoscono le nostre vicende. La storia, queste vicende ce l'hanno negate completamente, sui libri ancora non se ne parla, e quindi dobbiamo proprio praticamente fare una diffusione porta a porta, diciamo.